Guardate, ci siamo sentiti ieri con Pasquale e gli avevo spiegato un po' quali erano i miei impegni, no? Essendo io il caporedattore di un giornale, difficilmente fra settimanale mi posso muovere, tant'è vero che avete visto, mi hanno chiamato già un paio di volte. Però sono veramente contento di aver superato le difficoltà e di venire qua, perché qua mi sento veramente a casa. Io abito in un paese che Bellissimo. ci avrà 150 abitanti, è come questo, ci sono stati questi angoli così. Sono rimasto, c'è questa, da noi per esempio c'è qui è via Casarini, no? Da noi i Casarini sono le case non più abitate, ormai sono in demolizione, quindi siamo sempre lì, insomma. Poi il terremoto del 1915 ha portato tutte queste catene, questi fermagli qui di ferro, quindi credo veramente, mi pare Qual è il veramente paese? Paese qual è? Roccasecca, è Caprile. una frazione di Roccasecca, il paese dove è nato Santo Tommaso d'Aquino, però la frazione si chiama Caprile e c'ha degli scorci così, come veramente molto bello, quindi sono rimasto veramente contento di essere venuto. Grazie Pasquale, si è adoperato, grazie a voi, avete sfidato il caldo per anche adesso comincia a stare bene, quindi io perciò ho parlato per ultimo, perché soffrendo il caldo, quindi mi sarei soltanto diretto lì, quindi parliamo di una cosa seria, perché avrete sicuramente capito, il 1799, già l'ha detto Claudio, è stato un anno orribilis, perché soprattutto i primi 6 mesi. C'è stata un po', lui parlava della Vandea, io credo che non si possano fare accostamenti, però insomma quello che è successo qui nell'Italia e tutta l'Italia meridionale, tutto l'ex regno, perché venne conquistato dai francesi e dai giacobini, è stata una cosa da far accappotare la pelle. Però perché sono venuti i francesi? Ecco, io vi ruberò una ventina di minuti perché non voglio abusare della vostra. Posso? Non voglio abusare della vostra pazienza. I francesi vengono qui perché, come ha detto Pasquale, leggendo, perché Napoleone aveva impartito degli ordini ben precisi. La grandeur francese, in certo qual modo, rimane ancora, no? Avete visto quello che è successo quando la Francia ha vinto i campionati del mondo? Ci sono stati addirittura dei morti, no? Per dire, un fenomeno sportivo che poi diventa un fenomeno di ordine pubblico, per far capire il popolo francese quanto tiene alla sua grandeur. Napoleone era quello che personificava al massimo, no? Questa grandeur, questa voglia di primeggiare, di essere i primi in assoluto. Poi paiono i voluti. Sbaglio, diciamo bene. Però che cosa predicava Napoleone? Predicava che la Francia doveva essere la guida dell'Europa e tutte le nazioni che venivano occupate dai francesi non dovevano avere la loro autonomia, non dovevano avere la loro indipendenza, ma erano dei granai, erano delle cassaforti dove prendere e portare in Francia. Succede con il nord Italia, succede con gli stati d'Italia centrale, succede con lo stato della Chiesa, il pontefice Pio VI viene addirittura rapito, viene messo in prigione, viene portato in Francia e morirà in esilio. Succede anche con il Regno di Napoli. Il Regno di Napoli non riesce ad opporsi in maniera, come dire, opportuna alle milizie giacobine, che non dimentichiamo, l'esercito napoleonico era l'esercito più forte del mondo, quindi l'esercito borbonico non fa una gran bella figura perché era mal diretto, e questo succederà anche nel 1860, è una cosa che si ripete ciclicamente, perché il comandante in capo dell'esercito borbonico era un certo austriaco, era un conte austriaco, che si chiamava Karl Mack von Liebknecht. Qualcuno direbbe alla faccia, cioè, voglio dire. Però era un grande studioso, teorico dell'arte militare, ma che non aveva mai combattuto una battaglia in vita sua, non era mai sceso sul campo di battaglia. Quindi la prima volta che si trova a che fare con le milizie molto ben guidate, invece anche se insufficienti di numero, che erano guidate dal giovanissimo generale Championnet, erano dei generali più giovani dell'esercito napoleonico, e quindi non riesce ad opporsi, c'è questa, questo...
questo sciogliete le ricche, i regnanti sono costretti a fuggire in Sicilia per salvarsi, altrimenti gli avrebbero fatto fare una brutta fine. Non ci dimentichiamo che Maria Antonietta era, Maria Carolina era la sorella di quella Maria Antonietta che qualche tempo prima era stata ghigliottinata in Francia, quindi avevano anche una certa preoccupazione per salvare il collo, quindi sono scappati, dice qualcuno, secondo me sono andati via, perché è così che si fa, insomma, la prima cosa che si fa quando lo Stato è in pericolo, i regnanti devono andare altrove. Fatto sta che l'esercito borbonico non fa una gran bella figura, anche perché malissimo diretto. Una piccola parentesi, questo Karl Mack Folly e Barrick è stato capace di fare ancora peggio, perché ad Unda, nella famosa battaglia di Unda, Napoleone riesce a conquistare la vittoria senza neanche ingaggiare in battaglia, quindi circonda talmente tutto l'esercito della coalizione anti-napoleonico guidata da questo Karl Mack, quindi era come dire recidivo, e non riesce a vincere senza ingaggiare in battaglia. Ecco, quindi noi, se possiamo dire una cosa, noi regnicoli possiamo dire una cosa: abbiamo sicuramente sbagliato gran parte delle scelte quando si trattava di prendere il comandante in capo degli eserciti. L'abbiamo fatto nel 1799, l'abbiamo fatto nel 48, l'abbiamo fatto nel 1860, ancora di più. Ma torniamo al 1799: i regnanti scappano, si rifugiano a Palermo, e la prima cosa che fanno è quella di cercare di guardire le coste della Sicilia, perché si pensava che Championnet, dopo essere entrato a Napoli, aveva instaurato la Repubblica, ma non tanto lui, la Repubblica Napoletana non viene proclamata a Championnet. Championnet si limita a tollerare, per questo passerà dei brutti guai, sarà arrestato, addirittura sarà richiamato in patria ed arrestato per aver consentito ad un gruppo di patrioti, come si diceva allora, napoletani, di aver proclamato la Repubblica Napoletana una e indivisibile. E sapete perché i patrioti napoletani proclamano la Repubblica Napoletana? Perché sapevano che a Paradiso erano arrivati i francesi. Quindi, nonostante che non avessero la forza militare per proclamare la Repubblica, si basano sulla vicinanza dei francesi, soltanto i Lazzari si difendono. I Lazzari, il popolo napoletano, tenta disperatamente di impedire ai francesi Championnet di entrare a Napoli, muoiono a migliaia al Ponte della Maddalena, proprio nel tentativo di sconfiggere di ritardare l'ingresso dei francesi. Championnet userà parole di grandissimo encomio nei confronti di questi Lazzari, che definisce gli eroi. Quindi ha ragione Claudio: se noi vediamo Fra Diavolo e non solo, riceve più complimenti dai francesi e agli inglesi che non da noi, dai nostri, noi che dovremmo essere suoi loro connazionali. Fatto sta che, nonostante la resistenza dei Lazzari, Championnet, le truppe francesi, entrano a Napoli, c'è questa proclamazione della Repubblica, il cui primo presidente è un certo Carlo Lauenberg, un personaggio strano, che è di Teano, tra altre cose, anche, quindi vicino, anche lui vicino a noi. Mentre io vado per sommigami, chiaramente, mentre i regnanti danno ordine di guarnire le coste della Sicilia, perché si temeva che i francesi prima o poi attraversassero lo stretto per mettere fine definitivamente per catturare i regnanti e quindi mettere fine alla monarchia borbonica, alla corte di Palermo si presenta uno strano personaggio. Perché dico strano? Perché era un cardinale. Dice, che c'è di strano? Era un cardinale, ma non era prete, perché allora si poteva fare anche così, non aveva mai preso i voti. Però, siccome apparteneva ad una famiglia nobile della Cavalli, Ruffo appunto, lui diventa cardinale. È un cardinale che si era già distinto in maniera molto propositiva a Roma, a servizio di Pio VI, ed era stato uno di quelli innovatori per l'epoca. Guardate, non tutti sanno che, per esempio, il cardinale Ruffo era quello che aveva per primo iniziato la bonifica delle paludi pontine, la bonifica delle paludi pontine che poi sarà ultimata durante il fascismo. Ma era stato anche sovrintendente di San Leuce, era stato sovrintendente di Caserta, aveva cercato nello Stato Pontificio di modificare le arcaiche tecniche agricole, impiantando la cultura intensiva dell'ulivo, della vite. Insomma, non era quella leggenda nera, quel personaggio nero di cui la storiografia dominante si è riempita spesso e volentieri a torto la bocca.
Ruffo segue i reviati Desirio a Palermo e gli fa una strana proposta. Dice: ma perché voi pensate a difendermi? La priore tanti che l'attacco. E lì per lì lo guarda in faccia, dice: questo sei impazzito, sarà un colpo, no, si poteva dire anche un colpo di sonno, che sarà gennaio, quindi dice: ma come mai? Ma con quale esercito, con quale forza? Noi non abbiamo più niente. Dice: non vi preoccupate, ci penso io a partire dai miei fedeli calabresi. Lui era un calabrese, un grosso possidente terriero, il fratello era uno dei più grandi possidenti terrieri della Calabria, e quindi aveva a suo servizio contadini, braccianti e via di seguito. C'è qualche tentennamento, Nelson soprattutto e la regina non volevano, è un'impresa disperata, ma dove andate? Lasciamo perdere, cerchiamo di difenderci qui. Alla fine, grazie all'insistenza di Ferdinando IV, del re, quindi Ruffo riesce ad avere il via libera. E parte, come diceva Pasquale, con quei famosi cinque persone, tra cui Pedro Vasi, che è l'autore di quella cronaca.